Abbiamo avuto un cambio di metodologia che avevamo chiesto, che quindi stiamo sostenendo con favore, DPCM che provvedimenti, decisioni che vengono prese con anticipo in modo tale da permettere alle regioni, ai territori, alle famiglie, alle imprese di potersi organizzare, una valutazione scientifica sulla base della quale assumere le decisioni anche sull'impatto che queste avranno e soprattutto un cambio evidente di passo, per esempio, nell'ambito del piano vaccinale, questa accelerazione che il Presidente Draghi vuole porre per arrivare alle 200.000 dosi al giorno. Insomma, adesso si sta arrivando finalmente alla definizione di una concreta strategia di intervento e su questo ovviamente è chiaro che noi riponiamo speranza, perché il piano vaccinale è un passaggio fondamentale nel contrasto all'epidemia. Analogamente, lei ha detto, si sta parlando, in realtà sono già avvenute delle chiusure a carico per scelta delle regioni. Io auspico, devo dire, che si arrivi ad una organicità degli interventi sulla scuola. Sono già in strettissimo contatto con il ministro Bianchi in questa direzione, proprio per poter garantire e tutelare il percorso educativo in continuità per i bambini e per gli adolescenti.